apertura ufficiale del ponte votivo con la benedizione del patriarca Moraglia che ha parlato di Valeria Solesin. Sabato la messa solenne. 7.000, forse di più, le candele che hanno illuminato Piazza San Marco per ricordare Valeria e tutte le vittime delle stragi di Parigi. Doccia fredda per la giunta regionale con un documento pesantissimo. La Corte dei Conti ha bocciato il bilancio dell'anno scorso. I carabinieri hanno messo i sigilli ad un centro massaggi cinese a Dolo, arrestata la maitresse, trovato il libro mastro con i nomi dei clienti. Respinta la richiesta dell'ex ministro di spostare il procedimento a Roma, l'ex sindaco di Venezia chiedeva di passare al giudice monocratico. Secondo le stime della CGIL sono migliaia in provincia di Venezia gli anziani che non ricevono dall'INPS la pensione dovuta. Basket Eurocup in un tagliercio pieno di tifosi, l'Umana Reyer ha conquistato un'altra importante vittoria battendo i tedeschi. Una buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. Non abbiate paura, è l'invito del patriarca Moraglia per la festa della salute iniziata oggi con l'inaugurazione, l'apertura ufficiale del ponte votivo. Valeria, con la sua intelligenza, con i suoi studi, era un ponte, intendeva essere un ponte. Cominciano col commosso ricordo di Valeria Solesin da parte del patriarca di Venezia Francesco Moraglia le celebrazioni per la festa della salute. Venezia è una città universale che respira il mondo, riflette il capo della Chiesa veneziana. Come veneziani ci sentiamo quindi interpellati dalla situazione storica che stiamo vivendo e la viviamo con la nostra storia, la nostra tradizione, il nostro desiderio di essere capaci di guardare gli avvenimenti con forza, serenità e vicinanza. La paura non accompagna nessuno, non è mai una buona compagna di strada e la paura potrebbe già essere un segno di sconfitta. Allora, affidandoci alla Madonna della Salute, ricordando Valeria, vogliamo essere cittadini e vogliamo essere uomini e donne del nostro tempo, che guardano i fatti e gli avvenimenti con coraggio. I tre giorni di pellegrinaggio sono cominciati ufficialmente con l'inaugurazione del tradizionale ponte votivo galleggiante sul Canal Grande all'altezza del traghetto tra Santa Maria del Giglio e San Gregorio. Il ponte sarà transitabile fino alle 6 di lunedì 23 novembre, poi inizieranno le operazioni di smontaggio. E ieri sera in piazza San Marco a Venezia erano migliaia le persone che hanno voluto accendere una candela per Valeria Solesin e tutte le vittime di Parigi. Erano 7.000, forse di più, le candele che hanno illuminato Piazza San Marco per ricordare Valeria Solesin e tutte le persone che come lei hanno perso la vita negli attentati di Parigi. Una piazza strapiena per essere vicini a loro, perché quello che è accaduto potrebbe accadere ancora ad ognuno di noi. Potresti essere tu alla fine, perché il range d'età è quello. Sì. Comunque ti tocca, nel senso, perché sono qui, perché no. Nel senso, perché comunque è giusto. Perché bisogna esserci. Bisogna esserci. Poteva succedere anche ai nostri figli, che sono una a Berlino e una a Manchester. Un giro per il mondo. Sì, poteva succedere benissimo anche ai nostri figli. E poi tra l'altro sono anche compagni, diciamo, della stessa scuola, perché lei era a metà tra uno e l'altro e la conoscevano tutti e due. Una piazza strapiena anche per condannare ogni forma di violenza in cui a perdere la vita sono sempre solo persone innocenti. Per far sentire la mia presenza, la presenza della città, e essere vicini alla famiglia e condannare completamente questi gesti di follia senza spiegazione. Per essere vicini alla famiglia e a tutte le persone che sono morte ingiustamente. Inevitabilmente
dopo i fatti di Parigi la paura è sempre più palpabile, addirittura si rischia la psicosi a Venezia, ma anche altrove. Questo è il quesito di TG Linea Aperta che abbiamo pensato di proporvi per questa settimana. Terrorismo, Venezia in pericolo? Ce lo potete dire attraverso un SMS, se preferite un'email, una telefonata, un fax, i numeri e gli indirizzi che vedete scritti in sovrimpressione. I vostri messaggi li leggerete al termine dei nostri telegiornali serali. Doccia fredda per la giunta regionale con un documento davvero pesante. La Corte dei Conti ha bocciato il bilancio dell'anno scorso. È durissimo il giudizio della Corte dei Conti sul rendiconto generale della Regione Veneto 2014. Il Tribunale non ha parificato il bilancio e ha parlato di indebitamento occulto da parte della Regione. Nell'ambito sanitario, si legge nel provvedimento, non sembra essere decollata una tipologia programmatoria adeguata. La mancata parifica riguarda tecnicamente la gestione delle partecipate e la parte di bilancio relativa ai fondi comunitari. Giudizi che non sono stati graditi dal Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, assessore al bilancio nel 2014. Non hanno tenuto in nessun conto delle risposte che la Regione ha dato alle osservazioni che loro avevano fatto. Hanno mantenuto una posizione, secondo me, rigida e incomprensibilmente rigida, perché se vengono a fare le pulci al bilancio della Regione Veneto non capisco perché hanno parificato bilanci di regioni che assolutamente non hanno le caratteristiche né di equilibrio né di bontà della spesa che abbiamo noi. Avevamo già spiegato i punti contestati in un documento che è stato ignorato, spiega Ciambetti. La questione non finisce qui. L'analizzeremo, faremo anche ricorso perché, ripeto, a certe cose e a certe situazioni abbiamo già messo in evidenza che avevano sbagliato obiettivo e lo ribadiremo a livello centrale. Quello che arriva dalla Corte dei Conti è un giudizio di bocciatura netta sull'operato della Giunta in ambiti molto delicati, scrivono in una nota i consiglieri del Partito Democratico. Chiediamo a questo punto al Presidente Zaia un chiarimento urgente in Consiglio regionale. Siamo infatti preoccupati per le possibili ripercussioni sull'approvazione del bilancio di quest'anno. Critiche che Ciambetti rispedisce al mittente. Viste le numerose prese di posizione politiche contro le regioni, ipotizza, è lecito pensare che le motivazioni di questo provvedimento non siano soltanto tecniche. Sembra un attacco al sistema delle regioni, all'autonomia delle regioni e mi permetto di dire anche alle regioni che spendono bene i soldi pubblici. Resta a Venezia il procedimento per corruzione nei confronti dell'ex ministro Matteoli, indagato per corruzione nell'ambito della vicenda Mose. L'ha deciso il GUP del Tribunale di Venezia, che ha ritenuto l'ipotesi di accusa della procura legata al contratto chiuso appunto a Venezia e non altrove per i lavori per cui sarebbero state sborsate tangenti. Lo stesso magistrato ha respinto la richiesta di trasferimento al giudice monocratico. Le posizioni dell'ex sindaco Orsoni e dell'ex presidente del Consiglio regionale Sartori, entrambi indagati per finanziamento illecito ai partiti. Per entrambi, infatti, il giudice ha ritenuto che l'ipotesi accusatoria sia intimamente legata a tutta la vicenda Mose e che quindi ad essa debba rimanere associata. A Dolo è stato chiuso un centro massaggi, per così dire, cinese, arrestata la maîtresse, è trovato un libro mastro con i nomi dei clienti. La Riviera trema, questa ad altre brevi notizie. Chioggia. Incendio nella cella frigorifera di un'area dismessa dell'ex stabilimento di pesce surgelato in via Venturini. I vigili del fuoco hanno lavorato tutto il pomeriggio di mercoledì per domare le fiamme e a causa del fumo che giovedì mattina ancora fuori usciva dallo stabile, il sindaco Giuseppe Cassone ha chiuso due scuole nelle immediate vicinanze, da chiarire le cause dell'incendio. Dopo una serie di indagini, i carabinieri hanno posto i sigilli a un centro massaggi gestito da cinesi, poco distante dalla chiesa. Arrestata la maîtresse, che dovrà rispondere di sfruttamento della prostituzione continuato. Cinesi anche le addette al massaggio, che andava oltre, fino a sfociare in pratiche sessuali con il pagamento di una tariffa prestabilita. Nel corso del blitz sono stati sequestrati 500 euro in contanti. Si parla di 10 o 12 clienti al giorno che pagavano fra i 70 e i 100 euro a prestazione. 30 era il sovrapprezzo per il lieto fine. Nella struttura le massaggiatrici vivevano anche. All'interno c'erano vari giocattoli erotici e un libro mastro dove la maîtresse annotava i nomi dei clienti e gli introiti. La clientela era variegata, per la maggior parte proveniente da fuori. La maîtresse aveva anche un altro vezzo. Dopo il trattamento, al posto della ricevuta, donava una caramella. Chioggia. Nella notte un equipaggio delle Fiamme Gialle ha intercettato nella laguna di Lusenzo un'imbarcazione con tre persone a bordo.
Alla vista delle forze dell'ordine il conducente ha accelerato facendo scaturire un inseguimento folle tra barche ormeggiate, bricole e canali stretti, finché si sono schiantati contro un ponte. Uno dei tre, 35enne Clodiense, è dovuto andare all'ospedale. Per gli altri è andata anche peggio. Un 43enne è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, un 46enne denunciato. Erano fuggiti perché a bordo tenevano 390 kg di vongole veraci poi sequestrate. E durante i controlli che si sono intensificati soprattutto negli ultimi giorni, questa mattina i carabinieri di San Donà di Piave sono intervenuti, allertati dalla centrale operativa per un possibile sospetto nei pressi dell'outlet di Noventa di Piave. Uno straniero di origine polacca sul quale pendono alcuni capi di imputazione per reati di natura predatoria commessi all'estero. Bene, lui quando l'hanno visto ha iniziato a fuggire, tra l'altro era molto abile perché si nascondeva tra i palazzi o tra i cassonetti, quindi è stato reso necessario l'intervento dell'elicottero fino a che sono riusciti a vederlo e fermarlo. Una volta portato in caserma hanno capito perché stesse fuggendo, insieme a lui infatti c'erano altre due persone e sono stati trovati tutti in possesso di attrezzi da scasso, spranghe, corde e coltellini che con tutta probabilità servivano per commettere qualche furto in grande stile. Siete sicuri che la pensione che arriva sia tutta quella che vi spetta per legge? Scopriamo in questo servizio quali insidie possono esserci. Secondo le stime della CGIL sono migliaia in provincia di Venezia gli anziani che non ricevono dall'INPS la pensione dovuta a causa dell'ignoranza dei propri diritti. Alcune prestazioni aggiuntive infatti vengono erogate solo su richiesta dell'interessato che spesso non è consapevole di quanto gli spetta. L'INPS non dà più informazioni, per cui avendo noi molti anziani, questi non sono al corrente, di qui la definizione di diritti inespressi, perché sono a domanda individuale, io devo chiedere di esercitare un diritto. Tra le prestazioni aggiuntive che non sempre vengono erogate, l'integrazione al minimo, l'assegno sociale, la quattordicesima e altri bonus legati al reddito e alla situazione familiare. Abbiamo stampato 50.000 volantini e contatteremo uno per uno i nostri iscritti, spiegano dal sindacato pensionati italiani. I numeri di questo fenomeno sono assolutamente rilevanti. 10.800 nostri iscritti che abbiamo già verificato sono sotto i 750 euro. Quindi su 38.000 nostri iscritti, 10.500, 11.000 potrebbero avere le condizioni di aver diritto a qualche provvidenza. Ovviamente ci auguriamo che non tutti, però dai primi campioni, uno su tre, uno su quattro, gli manca un pezzo. Chi avesse dei dubbi sull'importo della propria pensione può rivolgersi agli uffici dell'Ospic CGIL di Venezia. Vengono da noi, controlliamo la pensione, verifichiamo se ci sono delle mancanze, costruiamo le domande di recupero, di ricostruzione, di richiesta. L'INCA, che è il nostro patronato, le inoltra all'INPS. Ecco, questi suggerimenti sono davvero molto importanti da tenere in considerazione. Passiamo ora allo sport con il basket. In un taliercio pieno di tifosi, l'Umana Reyer ha conquistato un'altra importante vittoria. Nella prima giornata di ritorno di Coppa Europa, l'Umana Reyer conquista una grande vittoria contro i tedeschi, anche se all'inizio sembra mancare la grinta necessaria. Chiaramente molto contenti, principalmente per la vittoria, ma anche per la partita, dove a parte l'inizio del secondo tempo, dove eravamo, secondo me, ingiustificatamente troppo nervosi, dove ci siamo fatti prendere troppo dalla fregola tra noi e loro, sembrava di giocare a ping pong piuttosto che giocare una partita di pallacanestro, la frenesia si era impadronita di noi. Poi però i ragazzi di coach Recalcati si sono ripresi, dimostrando di aver fatto passi da gigante anche rispetto alla gara d'esordio, in un taliercio pieno di tifosi entusiasti da ambo le parti. Al secondo tempo quantomeno siamo riusciti a rimbalzo a pareggiare e questo ci ha permesso poi di dare a loro meno opportunità, chiaramente è cresciuto anche poi il nostro attacco, la nostra circolazione, abbiamo avuto anche pazienza perché Bramos è stato straordinario nel finale, aveva stentato come è normale che possa succedere in altri momenti della partita, però poi nel momento in cui si è acceso sono state molto brave le guardie a pescarlo sempre e lui, crescendo di fiducia, a trovare anche dei canestri molto difficili.
Dopo il big match di domenica, gli Orogranata si aggiudicano 2 punti. Dal mondo del basket a quello del nuoto, perché anche la campionessa di Spinea Federica Pellegrini, impegnata per il calendario di beneficenza, ha voluto parlare di Parigi. Ha detto: è una città molto vicina al mio cuore, ci ho vissuto un anno intero, ciò che è successo fa paura. Perché non è capitato durante un evento ufficiale ma durante un concerto rock. Venerdì eravamo a Viareggio, continua la Pellegrini, per gli allenamenti siamo rimasti svegli tutta la notte per seguire ciò che accadeva. E poi, parlando della proposta di intitolare un ponte veneziano a Valeria Solesin, la Pellegrini ha detto: era di qui, dice, ci siamo posti vicino alla famiglia in tutto e per tutto, intitolare il ponte è una buonissima idea. Vediamo ora quale sarà il livello della marea domani a Venezia. Previsione di venerdì 20 novembre alle 6.15 un livello massimo di 60 cm, mentre alle 13 uno minimo di 15. Nel tardo pomeriggio alle 18.25 un picco massimo di 50 cm. Vi ricordo questa sera alle 21.05 l'appuntamento con Focus, come ogni giovedì, veneti schiacciati dalla crisi. Tanti gli ospiti in studio, oltre Mirella Tuzzato, le persone che racconteranno le loro drammatiche storie, e poi la consegna dell'assegno settimanale e ancora tutte le novità del Banco Solidale. Come sempre voi potrete intervenire da casa inviando i vostri sms. Non perdete questa puntata di Focus ai veneti schiacciati dalla crisi, dunque alle 21.05 su Rete Veneta. TG Venezia Mestre termina qui, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro una buona serata, arrivederci. We'll be right back.